In queste ore è esplosa di nuovo la vicenda Ilva con l'uscita di alcune registrazioni di una conversazione del presidente della regione Puglia Nichi Vendola con uno dello staff dell'Ilva che sono state criticate sia per aspetti, diciamo, di opportunità, ma soprattutto per i toni e per alcuni elementi di vicinanza tra Vendola e la struttura dell'Ilva. Ne parliamo con Giorgio Cremaschi, che questa vicenda dell'Ilva ha seguito per molti anni per la FIOM. E con Cremaschi vogliamo affrontare due aspetti. Uno è l'aspetto politico della relazione tra il presidente della Regione Puglia e i Riva e la struttura dell'Ilva, e l'altro l'aspetto sindacale, perché uno degli aspetti anche della conversazione che è uscita e che riguarda il ruolo della FIOM e Giorgio Cremaschi in FIOM e rispetto alla questione Ilva ha avuto un ruolo importante. Giorgio, cominciamo da Vendola. Le critiche che sono arrivate a Vendola sono soprattutto legate a questa risata, a questo tono con cui c'è la conversazione, ma possiamo fermarci lì o ci sono altri aspetti da approfondire su questa conversazione? Ma io penso che Vendola si debba dimettere, penso che si debba dimettere perché è troppo forte il contrasto tra diciamo, il messaggio ufficiale che dà Vendola, cioè la sua immagine, quello che propone, essere leader di un partito che si chiama Sinistra Ecologia e Libertà, e poi questa telefonata. Io non credo che si possa reggere un divario così, penso che non possiamo abituarci all'idea che un conto è quello che si dice pubblicamente, un conto è quello che si dice nelle telefonate riservate. Ho fatto per tanti anni sindacalista e posso dire che ho sempre disprezzato, perché c'erano e ci sono, quei sindacalisti che facevano i comizi rivoluzionari e poi andavano dal padrone e dicevano: ma dai, mettiamoci d'accordo. Io ho avuto la sensazione che fosse la stessa cosa, questa cosa di Vendola. Io ho fatto incontri riservati, ma ho sempre mantenuto una certa continuità, un rigore tra quello che dicevo pubblicamente e quello che sostenevo, come si dice, in una riunione ristretta. Inoltre voglio dire che Vendola finché... si difende da questa obiezione dicendo io mi scuso per i toni, ma nella sostanza le politiche che io ho messo in atto come Regione Puglia sono state tutte nel contrasto di alcuni interessi dell'Ilva. Allora, intanto bisogna dire che questa telefonata sottolinea una intimità quasi, una confidenza enorme, che non c'entra niente con le normali, con le relazioni informali tra Vendola e neanche l'azienda, ma questo Girolamo Archinà, che è in prigione attualmente ai domiciliari per corruzione, perché ha dato mazzette a esperti funzionari pubblici. Quindi non era neanche la struttura dell'azienda. Tutte le grandi aziende hanno questi, hanno gli addetti affari sporchi, gli addetti pubbliche relazioni, come si chiamano. Io non ho mai incontrato, devo dire, nella mia, cioè ho incontrato la proprietà, ho incontrato il management, non ho mai incontrato questo Archinà, non sapevo neanche che esistesse, forse è colpa mia, insomma, però non lo sapevo che esistesse dal punto di vista delle relazioni. Penso che il presidente della Puglia, se vuole avere un rapporto diretto con l'azienda, non tratta con Archinà, non tratta cioè con l'uomo che dà 10.000 euro di mazzetta a un perito perché non parli, ma tratta direttamente con la proprietà e fa pesare alla proprietà il peso della regione. L'altro modo è un modo confidenziale che abbiamo visto tante volte nella storia della politica, per cui nel palazzo si è tutti amici, ci si dà tutti del tu. Ci si vuole bene tutti, ci si scontra pubblicamente e si va a merenda assieme poi la sera. Ecco, questa storia, cioè questa roba per me è inaccettabile, è moralmente inaccettabile. Dopodiché, ripeto, Vendola tra l'altro è anche inquisito dalla Sì, appunto, magistratura. sarà la magistratura poi a E vedere le le sue responsabilità. responsabilità le deciderà la magistratura. Vendola dovrebbe dimettersi proprio da Vendola, cioè si dimette da quello che è stato Vendola, cioè uno delle due, o era falso il Vendola che abbiamo conosciuto e che è stato un emblema per alcuni anni delle battaglie anche per il rinnovamento della politica, o è falso questo, però tutti e due assieme francamente sono inaccettabili. Quindi una bella dimissione sarebbe una cosa giusta, sacrosanta, servirebbe anche a Vendola a uscire, secondo me,
da questa situazione, da cui secondo me non uscirà più, perché quando uno sente quella telefonata è soltanto agghiacciato. Si ripropone la questione di fondo della coerenza della politica italiana, e in particolare della coerenza sinistra, perché in fondo Berlusconi è coerente, perché lui fa porcherie e rivendica, e le rivendica pubblicamente, e dice guai a voi se vi togliete il diritto di fare porcherie. Invece la sinistra proclama valori, cose buone, diritti, e poi i suoi comportamenti concreti vanno in tutt'altra direzione. Questo è uno dei disastri della nostra democrazia. E mi dispiace che Vendola ne sia coinvolto, ma nel momento in cui è coinvolto in questo, è bene che si faccia da parte. Non solo, ma diciamo, basta la questione dei toni a giustificare questa richiesta. Dal punto di vista del merito delle politiche della Regione Puglia, ci sono degli elementi invece di dubbio sull'efficacia di quelle politiche nei confronti dell'Ilva? Oppure è vero quello che dice Vendola, e cioè va bene, sì, io ho sbagliato nei toni, chiedo scusa al giornalista, chiedo scusa per questo tono, però nella sostanza poi le cose che si sono fatte sono quelle che andavano fatte. Assolutamente no. A parte, ripeto, la magistratura che ha incriminato Vendola e sta indagando su Vendola, quindi vuol dire che la regione non ha fatto quello che doveva fare. Però la sostanza è che Riva è riuscito a non fare niente per anni. Quindi discutiamo di questo e poi discutiamo. La sostanza è che nell'acciaieria più importante d'Italia si muore di tumore e si muore, questo lo voglio sottolineare, però si muore anche dentro il lavoro. Perché noi, se posso farmi, ecco, questa quando ho seguito l'Ilva, se posso farmi una critica, questa anzi me la faccio, assolutamente, è che io mi sono battuto per tutte le condizioni interne, perché le violazioni sulla condizione di salute di ambiente interni sono sempre state enormi. Non è che l'Ilva buttava fuori la morte, la teneva anche Bene, dentro. allora veniamo adesso al secondo E aspetto, quindi penso perché che, se tu ti però sei aspetta, battuto su aspetta, questo, Vendola dice. Aspetto che tutto questo lavoro istituzionale per anni non c'è stato, e poi l'inchiesta della magistratura lo dimostra, cioè non è che si può chiedere agli operai di fare sciopero ogni minuto. Devo dire che finché ho seguito io l'Ilva sono state fatte centinaia e centinaia di denunce in tutte le direzioni su tutte le cose su cui sta indagando E la allora magistratura. veniamo a questo aspetto, che questa era la posizione della FIOM e che invece Vendola dice il più forte alleato dell'Ilva è proprio la FIOM. Ah, guarda, quella forza lì la dice nel 2010, mi pare nell'estate del 2010, e io onestamente non vorrei fare un po' troppo il malizioso, ma io stavo lasciando la FIOM in quel periodo lì, quindi stavo lasciando il mio incarico, io ho diretto, diciamo, mi sono occupato, ho coordinato a livello nazionale la siderurgia, quindi anche l'Ilva, per due periodi, dal 2005-2006, dal 2007, e poi un'altra volta con una pausa in mezzo, nel 2009-2010. Verso l'estate del 2010 ho finito i miei mandati e quindi sono andato via, non ho seguito più l'Ilva. Io non ho mai ricevuto in quei 4 anni, 4 anni e mezzo che ho seguito l'Ilva, diciamo 4 anni disgiunti, separati da un periodo intermedio, non ho mai ricevuto una telefonata da Vendola, non ho mai avuto rapporti con Vendola sull'Ilva. Ho avuto solo rapporti formali con l'azienda. Quindi se lui parla di oggettivi con alleanze o di altre cose, o fa un giudizio politico che io non condivido perché noi non eravamo oggettivamente alleati con l'azienda, oppure ha parlato con altri dirigenti della FIOM, non con me, che gli hanno dato modo di pensare che questo E fosse veniamo a questo possibile, ma aspetto. certo non ero io, perché ripeto, io non ho una telefonata con Vendola su questo, e penso che se si dovessero guardare tutte le registrazioni, i 10 anni di telefonate di Vendola, devo dire anche che l'unica vera telefonata riservata che ho ricevuto dall'azienda in questi anni, in cui ho seguito, è stata nel luglio del 2005, quando Di Biasi, era allora ed è stato per tanti anni il capo del personale del gruppo, l'uomo delle relazioni sindacali, e che attualmente lavora con Marchionne in Fiat, mi annunciò il licenziamento di due delegati dell'acciaieria, Rizzo e Battista, che erano stati licenziati in tronco perché avevano, a proposito appunto della oggettiva complicità della FIOM,
che avevano in qualche modo alleanza, che avevano organizzato uno sciopero nell'acciaieria contro i rischi per la salute del lavoro. Furono licenziati in tronco e ci fu una lotta durissima. Per un lungo periodo di tempo questi furono lasciati fuori, furono reintegrati nel settembre del 2005 perché quasi nelle stesse condizioni che loro denunciavano, morì un'altra persona all'INPS, un altro lavoratore fu travolto, fu ucciso da un infortunio sul lavoro e allora lì la fabbrica esplose, allora Riva decise di trasformare i licenziamenti in 3 giorni di sospensione. Noi siamo andati poi in magistratura e la magistratura ha annullato quei 3 giorni di sospensione. Allora, a chi si riferisce Landini quando, intervenendo su queste dichiarazioni di Vendola, dice abbiamo fatto pulizia, in FIOM? Landini mette assieme 2 cose completamente diverse. Una su cui be sarebbe bene che facesse più chiarezza, che riguarda appunto le vicende amministrative, i gruppi dirigenti, le segreterie. Francamente, quella dovrebbe spiegarla lui, così intende. Perché, voglio dire, non, riguarda le vicende dei finanziamenti e dei soldi, quello la dovrebbe spiegare lui. Però per quello che so io, se si riferisce a 3 persone, Cataldo Ranieri, Battista, di cui parlavo prima, e Rizzo, cioè 3 delegati che sono stati per anni, negli anni in cui io seguivo l'Ilva, il gruppo dirigente della Fiom di Fabbrica, io penso che quelle siano persone che hanno sempre lottato e lottano contro Riva. Tant'è vero che 2 di loro oggi, Battista e Ranieri, sono a capo del Comitato Cittadini Liberi e Responsabili e sono tra quelli che sfidando tutto hanno organizzato la contromanifestazione quando, se vi ricordate, un anno e mezzo fa i lavoratori dell'Ilva scesero in piazza contro la magistratura. Questi due, Battista, Ranieri e più altri, organizzarono la contromanifestazione dei cittadini liberi e responsabili a sostegno della magistratura e Rizzo, che è stato per anni il punto di riferimento della Fiamma in Fabbrica, è stato poi dopo, è stato allontanato, anzi è stato destituito con un atto autoritario da Landini quando io non seguivo più la fabbrica, da Landini e Rappa, dal gruppo dirigente, è stato per anni RLS, ha avuto 2 o 3 licenziamenti. Ha fatto decine e decine di denunce verso l'azienda. Alcune delle sue denunce, anche sulle questioni ambientali, sono, credo, utilizzate dallo stesso PM Todisco. Quindi non si può in nessun modo dire che questi lavoratori siano in qualche modo collusi con l'azienda. Io penso che Landini, anzi, dovrebbe, a nome della FIOM, pubbliche scuse nei confronti di questi 3 compagni. Dovrebbe pubbliche scuse a nome di tutta la FIOM perché questi 3 compagni allontanati dalla FIOM sono compagni che si sono battuti sempre e si battono tuttora contro Riva. La FIOM ha completamente sbagliato nelle marginali dell'allontanamento. Infine, Giorgio, bisogna però dire che cosa fare a questo punto, perché abbiamo una situazione in cui la politica è debole nei confronti dell'azienda, abbiamo una situazione in cui il sindacato si trova in difficoltà anche per le dichiarazioni, per gli atti che ha fatto, ma anche per le dichiarazioni di una certa politica. Come agire a Taranto e nei confronti dell'Ilva? Cosa fare per affrontare questa situazione? C'è una sola soluzione, tutto il resto sono chiacchiere che mandano avanti una situazione che è ancora così e che non sta cambiando. Bisogna nazionalizzare l'Ilva e bisogna che la proprietà Riva paghi di tasca sua, espropriandone i beni, tutti i beni, paghi di tasca sua il risanamento. Non c'è altra strada. L'operazione fatta dal governo, dal commissariamento che serve a coprire la vecchia proprietà è un'operazione che mantiene le cose come stanno. E devo dire che una parola chiara a favore della nazionalizzazione, dell'esproprio da parte dello Stato nei confronti dell'azienda ancora non l'ho sentita, non dico dai sindacati che sono sempre stati più vicini, ma neanche da Landini e da Camusso, non le ho sentite neanche Ezio e non mi sono piaciute queste loro dichiarazioni sostanziali di copertura a Vendola. Questo implica appunto una non comprensione della necessità di una rottura con un sistema politico che, compreso Vendola, con l'Ilva ha completamente fallito. Perché questo è il punto. Se vogliamo concludere, all'Ilva ha fallito completamente anche Vendola, anche un certo tipo di sinistra che suscita grandi speranze e poi quando entra nel palazzo si mette a fare le telefonate con le risatine agli archivari di turno.